Cagli Roma! Napoli, Napoli! E finalmente bentornati in un video della YouTuber League che torna dopo più di 2 mesi, dopo il mondiale, dopo il girone d'andata che si è chiuso con la finalissima, anzi no, la finalina, perché era quella d'andata tra Lazio e Juventus. Ha deciso il rigore di Campolunghi, ha esultato la Juve di capitan Toselli, ma oggi si riparte, girone di ritorno, girone del sud in particolar modo, perché si riparte da Roma-Napoli, una gara che all'andata avete seguito, ha causato molte polemiche che però sono rientrate, ci vogliamo bene, siamo qui per divertirci e dare spettacolo, se possibile, perché il livello è sempre quello lì, in campo. Ma a dare spettacolo ci pensa soprattutto Lasagna, che torna! Buonasera, siamo in qui tutti assieme, sono contentissima di essere tornata, soprattutto che la prima partita sia Roma-Napoli, ed è molto emozionante, allora, soprattutto per te che giocherai. Sì, ma poi tu hai idea di quanto mi sei mancata? Dobbiamo dirlo agli amici a casa. Lo so, mi scrivi tutte le sere. Beh, questo non è vero. Dobbiamo mettere in chiaro questa cosa. Però, insomma, va bene lo stesso. Apprezzo l'entusiasmo. Lasagna, vogliamo presentare quello che sarà il telecronista di questa partita? Assolutamente sì. Perché, insomma, girone di ritorno, il livello sale. Con tutto il rispetto per Pierino e Tematosci, che sono stati meravigliosi. Lo presento io, lo presenti tu? Fai tu che sei del mestiere. Faccio io che sono un collega direttamente da DAZN, Giorgio Basile. Ciao. Buonasera, che presentazione, onorato, guarda. Onorato io di averti qui a raccontare le mie gesta di dubbia qualità. Gesta vedremo. Gesta sicuro, tocca vedere come. Negativo, positive, però gesta sono. Gesta, vabbè, ci sono, vabbè. Ci proviamo. Sei emozionato? Guarda, ti devo dire, sono più emozionato oggi che per una telecronaca di DAZN. Questa quindi, la tagliamo se non mi licenziano. Mi licenziano, non posso dire. Che squadra tifi? Posso dirlo. Dai, dillo. Non posso dirlo. La San Benedettese. Non conosco. Vabbè, grande squadra, grande squadra. Infatti nessuno mi diranno adesso, però tanto ormai il posto l'ho perso, no? Lo so che ormai non vi sorprende più questa cosa, ma prima di partire c'è il numero di S, lo sponsor ufficiale della YouTuber League, colui il quale ci permette di portarvi questi contenuti, di viaggiare in giro per l'Italia, contenuti che speriamo vi piacciano sempre di più, perché noi proveremo a migliorarci. Numero di S è un'app calcistica all'interno della quale potete rimanere aggiornati a 360 gradi sul mondo del calcio, sulla vostra squadra del cuore, sugli ultimi trasferimenti. Siamo a gennaio, è periodo di calciomercato, e poi potete trovare contenuti esclusivi sulla YouTuber League e ovviamente a livello calcistico con giornalisti, telecronisti come Pierluigi Pardo, Stefano Borghi e molti altri. Non c'è ancora Giorgio Basile, che oggi è qui a commentare la YouTuber League. Antoine, grande portiere della Roma. Troppo gentile. Sì, in effetti sì. Pensi di resistere a tutti i tiri in porta che farà il Napoli questo giro? Come se la vedi? Così mi porto proprio Iella. Qui dico che ci metterò tutto me stesso. Abbiamo lavorato tanto tutti insieme. La sentiamo molto questa partita e soprattutto vogliamo rifarci dalla brutta figura di Napoli. Sono molto grato per tutte queste persone che sono venute a vederci e soprattutto giochiamo anche per loro, perché sono la nostra linfa vitale. Il clima è bellissimo, siamo in casa della Roma, sarà tosta, senti i cori? È tosta, però bellissima atmosfera, c'è un bel clima, speriamo di divertirci, che è la prima cosa, e poi che vinca il migliore. Prima parlandoti non ho sentito un accento particolarmente romano, sei romanista dentro tu? Leggermente fuori Roma, abito Venezia. Spero di dare tanto, soprattutto in fase offensiva, e fornire tanti assist al nostro bomber. Chi è? Mazzei. Ma scusa, chi sei tu? Ah, è un altro tifoso del Napoli, grande tifoso del Napoli. Sono al debutto, è tosta perché vedo tante persone, bel tempo tra l'altro, diceva che doveva piovere. Il nuoto è uno sport completo. Esatto. Valerio Mazzei, hai già segnato alla partita d'esordio, quanti gol farai? Più o meno. Oddio, l'altra volta ho detto 3, ne ho fatti 2, di cui un annullato, quindi questa volta dico 4, così ne faccio 3. Simone Crispo, goleador del Napoli, che è arrivato a 8 gol, però non sei l'unico ad essere arrivato a 8 gol. Anche Campolunghi è riuscito a raggiungerti. Cosa vogliamo fare questa partita? Sfida nella sfida. Spero di dare il massimo, spero di fare più gol possibile, sia per una questione personale contro Campolunghi,
sia per far vincere il Napoli, ovviamente. Loro sono più forti e noi non siamo favoriti, lo dice la classifica d'andata, perché loro per lo scontro diretto non hanno giocato la finale contro la Juve, perché hanno perso con la Lazio e quindi è stata la Lazio a giocare. 4 punti la Lazio, 4 punti loro, noi uno, è già una risposta. Quindi vediamo se oggi cambiamo qualcosa, ma sono loro i favoriti. Sicuramente ci metteremo lo stesso impegno che ci abbiamo messo all'andata. Forse non è più non è più una partita tra amici, ma è diventata una competizione seria, da come avete potuto vedere. Però vabbè, a parte tutto, per quella situazione meno male che si è risolta. E niente, forza pace, Napoli, amici. Sì, quello sì. Iniziamo dalla squadra che è stato ad un passo dalla finale nel girone d'andata. Proverà a ricoprire il ruolo da protagonista in questo girone di ritorno. Il Napoli in porta, una sicurezza, una certezza. Dario, un gol nella sfida di andata. Ale Iannace era l'allenatore alla Summer Cup, adesso è un titolare fisso di questa squadra. GA7 ha fatto il suo esordio proprio nella sfida di andata contro la Roma. Silvestro Baffo, esordio assoluto oggi con la maglia del Napoli per Super Allan, il perno del centrocampo con il numero 8. Matthew, altro esordio assoluto con la maglia di Osimhen. Il numero 9, Shaleboom, uno dei leader assoluti di questa squadra con il 93. Mirko, 8 gol in 2 partite, e lui il capocannoniere fino adesso di questo torneo. Simone Crispo, ed è il momento del capitano con il numero 68. Fius, adesso proveranno a vendicare la sfida dell'andata. Questa volta sarà diverso, perché questa volta si gioca in casa. È il momento della Roma! Con il numero 1, Antoine! Numero 3, Claudio Pellegrino! Con il numero 5, Ivan Grieco! Il volto nuovo di questa Roma con il numero 73, Stefano Finari! Le sue qualità le conosciamo benissimo. Con il numero 30, il boss del freestyle! Il perno del centrocampo con il numero 44, il principe! Con il numero 17, ha già segnato nella sfida di andata, Reid! Uno dei volti principali di questa Roma, con il numero 4, Seawolf! Ha esordito nella partita contro la Lazio, ha trovato subito un gol, il bomber Valerio Mazzei! L'organizzatore, il padrone di casa, il tuttofare, il capitano Federico Marconi! Dirige l'incontro arbitrino della sezione di Mestre. Vi ricordo anche il format, 2 tempi da 30 minuti. Soltanto il fischio di arbitrino che arriva in questo momento. Game on, si gioca, è iniziata la prima giornata del girone di ritorno della Youtuber League. Stata rimessa con le mani in zona offensiva per la Roma, proprio con Marconi alla ricerca di Mazzei, sempre Marconi, provano a scambiare i due, la rimette in mezzo la chiusura, convolta a cercare il boss del freestyle, la chiusura di Iannace che recupera il pallone, prova a impostare. Il pallone Grieco per Mazzei, l'anticipo in mezzo al campo del Napoli, che poi cerca Crispo, va in porta Crispo! E chi se non lui? Subito Napoli in vantaggio, ovviamente, con Simone Crispo! La dedica per Chinze e Di Mauro, ingiustamente carcerati della squadra del Napoli. Dopo 3 minuti è già avanti la squadra di Simone Crispo, 9 gol in 2 partite. È un pezzettino.
alla ricerca di Marconi, subito la chiusura di Sciale, boom, allora Crispo alza la testa alla ricerca di Fius che prova il dribbling, tiene benissimo Pellegrino, poi ancora Fius in area di rigore, Pellegrino, grande lavoro difensivo, e poi si affida a Principe, riparte la Roma con Finari, l'esterno a cercare il posto del freestyle, ancora Finari in mezzo al campo per Marconi che tocca il pallone, riesce ad andare da Mazzei, ancora al boss del freestyle, occasione Roma, avanza il boss, la chiusura puntuale di Mirko che mette il pallone in fallo laterale, prova a guadagnare i metri la Roma, non so dove andare Antoine, alla fine sceglie un altro lancio lungo per Marconi che si è liberato benissimo, Marconi cerca lo spazio lì sul primo palo, Dario gli chiude lo specchio, grande occasione per la Roma, non ne approfitta Marconi. Pellegrino. Vale la posta a destra, si torna a sinistra da Greco. Marconi. Il Principe nuovamente per Pellegrino, disturbato da Pius. La Roma riesce a passare con Mazzei. Mazzei col pallonetto! Alto per pochissimo. Altra grande chance per la Roma che ci crede. Continua a costruire. Ma Napoli per adesso regge. Prova il dribbling, non ci riesce perché c'è Mirko, poi Alejan, c'è in avanti per Crispo, prova a passare in qualche modo e ci riesce, l'intervento da dietro di Pellegrino, calcio di punizione, il fallo del difensore della Roma, calcio di punizione, la zona interessante per il Napoli, soltanto Crispo vicino al pallone, sarà lui ad andare in porta. Il duello sul secondo palo tra Baffo e Marconi, vediamo cosa sceglie Crispo. Parte Crispo, Antoine con una gran parata, poi Baffo, altra rimischia e ci pensa ovviamente il capitano Fius, 2-0 Napoli. È stata una grandissima parata di Antoine, poi sulla respinta, il più veloce è stato lui, il capitano Fius, doppietta l'andata, gol anche oggi. Giannace, profondità di Crispo, due uomini, prova ad andarsene, se ne va ancora, Crispo cerca lo spazio per il destro, Crispo lo scarico per Matthew, sempre al limite, quasi con la rabona, poi altra mischia in mezzo all'area di rigore, si salva questa volta la Roma che prova a ripartire immediatamente in contropiede con Finari, Matthew su di lui, il pallone per il boss, si è organizzato benissimo il Napoli, Finari prova a calciare, sul fondo di pochissimo, la Roma però c'è. Baffo, grande chiusura di Greco, allora Marconi alza la testa, aspetta l'arrivo di un compagno, cerca in profondità Mazzei, gran passaggio, Mazzei, la risposta di Dario, un'altra chance per Mazzei che poi regala il pallone a Marconi che pensa per un attimo anche al tiro, deviazione, chiede un tocco con un braccio Marconi, non c'è nulla secondo arbitrino, gioca allora al Napoli, Fiusse, il tunnel danni di Principe, poi Baffo, sul secondo palo c'è Crispo, si passa da Matthew, poi Fius, eccolo Crispo, la risposta di Pellegrino, un muro lì davanti alla difesa, Pellegrino, si abbassa Marconi, vuole prendersi lui la responsabilità, cerca di impostare, pallone per Rite che prova a calciare, poi Mazzei in area di rigore, l'ha toccata Dario, incredibile parata del portiere del Napoli. Roma che sta cambiando assetto tattico, cerca un modulo un po' più offensivo con Marconi in mezzo al campo con il suo numero 7, il lavoro di Principe che ruba il pallone e poi calcia, ma Dario dice ancora di no, in mezzo per Mirko, alza la testa, Dale Giannacci disturbato da Reid che gliela porta via, Reid prova il dribbling, Reid toccato da Dario, poi tiro in porta del post del freestyle, accorcia la Roma, rientra subito in partita, 2-1 con il boss del freestyle, ma grande lavoro di Reid, bravissimo anche arbitrino a concedere la norma del vantaggio dopo il tocco, forse fallo su di Dario, non come Orsato dice arbitrino, lucidissimo, e la Roma rientra, prova a pressarlo il boss del freestyle, lui che ha riaperto la partita. Altro pallone per Reid in area di rigore, altro contatto, questa volta arriva il fischio di arbitrino, calcio di rigore per la Roma, proprio lì al limite, ma il contatto secondo arbitrino è arrivato dentro l'area di rigore e quindi questo vuol dire penalty per gli uomini di Federico Marconi che ha già preso il pallone, vuole batterlo lui.
il VAR intanto con Papp che fa vedere il contatto all'arbitrino. Arriva il cartellino giallo per proteste per Mirko, però non è più calcio di rigore ma punizione dopo l'intervento del VAR. Pellegrino molto polemico dopo il VAR del Napoli. Parte raid sulla barriera, ci pensa anche in questo caso Crispo, non solo in attacco, anche in difesa fondamentale. Spazio sulla fascia destra con il boss del freestyle, controllo, arriva anche Marconi, lo scarico per Sigwolf, toccato il boss. Altro fallo del Napoli, altro calcio di punizione per la Roma. Quindi 2 minuti e 30 secondi di questo primo tempo, 2-1 per il Napoli. Rimane indietro soltanto Grieco, parte il boss, è uno schema per Fede Marconi, controllo, tiro e il pallone dentro, il principe, 2-2, la ripresa alla Roma con l'ennesimo assist di Federico Marconi e questa volta il gol è del principe. Aveva preso un palo contro la Lazio, questa volta invece non sbaglia. 2-2, equilibrio totale. Allora contropiede del Napoli con Crispo. Crispo in area di rigore. Crispo! La parata di Antoine che poi allontana. Super intervento del portiere della Roma. Risponde così a Dario. Ultimo minuto di questo primo tempo, calcio d'angolo per il Napoli. Schalebum che cerca in mezzo proprio Crispo. Ancora Schalebum. Sguardo in mezzo. La rimette dentro. Mettiu sul palo. Centralmente Marconi, principe contro Mettiu, prova a calciare, Dario prende anche questa, poi Marconi, non è finita l'azione della Roma, altro pallone dentro, allontana questa volta Mirko, non è proprio la ricerca di Greco, di testa, che non la gira in porta, occasione Roma, proprio nell'ultimo secondo di questo primo tempo, che finisce adesso un bellissimo primo tempo, 2-2 tra Roma e Napoli, Napoli che è andato avanti di due gol con Crispo e Fius, poi il boss del freestyle e il gol di Principe a rimettere tutto in equilibrio. Sì, sicuramente contento per il gol, siamo andati in crescendo in questo primo tempo, speriamo di fare un secondo tempo tignoso come abbiamo finito il primo e vediamo poi come andrà, comunque stiamo giocando molto bene. Non so se dirti che sei sottotono perché hai segnato solo un gol in questo fine primo tempo o essere soddisfatta appunto per un solo gol, cosa dici tu? Stavo riscaldando per il secondo tempo. Quanti ne segni nel secondo tempo? Non lo so, però uno te lo venga a dedicare, va bene? Dai, va bene. Hai segnato il primo gol della Roma, hai caricato la squadra, ne sei consapevole? Guarda, sono soddisfatto sia per diciamo, la reazione che abbiamo avuto, perché comunque loro sono una bella squadra, conosciamo tutti Simone Crispo, quindi sono contento che anche insomma, rispetto al risultato di 2-0 siamo riusciti a reagire di carattere. Quindi il mio gol diciamo, ha aperto un po' il tutto, però stiamo reagendo da squadra e con carattere. Sicuramente ci dobbiamo organizzare meglio, soprattutto in difesa, perché siamo andati in difficoltà nella seconda parte. Però come fa, voglio, siamo scarsi. Ah, ok. E mo cerchiamo di adattarci un po' a seconda delle sostituzioni, eccetera, del regolamento. Cerchiamo di mettercela tutta, come ti ho detto prima. E forza? Forza Juve. Ma va a Game on, si gioca, inizia il secondo tempo, primo pallone del Napoli, per la Roma torna anche Mazzei dopo i problemi avuti nel primo tempo. Subito al lavoro di Principe, proprio per Mazzei che prova a girarsi, riesce a passare, proprio Mazzei. La chiusura di Dario che è stato più volte decisivo. Come sempre tutti i palloni passano in mezzo al campo da Mettiu, doppio passo, duello contro Sigwolf. Mettiu prova ad andarsene, tiene anche il pallone in campo, fa tutto da solo, ancora Mettiu cerca lo spazio per il destro, poi il sinistro, chiusura del solito Claudio Pellegrino, sbaglia il passaggio, gliela porta via la Roma che poi prova a ripartire con Mazzei sul fondo di pochissimo, era rimasto immobile Dario, questa volta non avrebbe potuto nulla. Arriva benissimo qui Baffo che pensa per un attimo al tiro, Baffo sulla traversa. Cosa stava per fare Silvestro Baffo?
prova adesso a rimanere in zona offensiva. Fius direttamente in area di rigore per Matthew, poi Crispo prova a calciare, se la sposta sul mancino, casca a terra Matthew, Fius a fianco a lui, Matthew prova la giocata, ci riesce, il muro di Ivan Grieco. Vicino a lui il boss, si passa da Reid, disturbato da Schalebum, il boss si chiude il triangolo, anzi no perché ci pensa Schalebum, ma Mazzei riesce a passare, Mazzei, baffo, chiude anche questa, ha atteso troppo Mazzei. Il boss, Principe, prova a calciare, Dario, si oppone anche a questo tiro, gol dell'1-0, Matthew. In mezzo a due uomini, riesce a passare, poi allarga. Indovinate chi? Sempre Pellegrino. Chiudere anche questa. Via 7 in mezzo, colpo di testa, pallone che passa. Poi Ale Iannace, pensa al tiro! Antoine in qualche modo salva la Roma, c'è un giocatore a terra. In maniera molto sportiva Crispo prende il pallone con le mani. Sembra molto dolorante a terra. Si rialza Claudio Pellegrino. Facciamo un grande applauso anche a Pellegrino, fino adesso uno dei migliori in campo. Lacrime purtroppo Pellegrino. Speriamo nulla di grave, intanto la Roma restituisce il pallone al Napoli. Si può tornare a giocare. In verticale per Reid, duello con GA7, poi Matthew, contropiede Napoli che prova a passare con Crispo. Crispo con l'esterno! Non trova la porta per pochissimo, bravissimo Antoine a chiudere lo specchio. Crispo prova a calciare, Antoine risponde, poi non allontana bene la Roma, lo fa invece adesso con Marconi. Duello contro Matthew, Marconi. Principe, mezzo a due uomini, il tocco, non c'è fallo, secondo arbitrino, allora Matthew con il dribbling, è un 3 contro 1, Matthew la rimette in mezzo, ovviamente Simone Crispo, 3-2, decimo gol in questa YouTuber League per Simone Crispo, e la gioia e la dedica soprattutto di Simone Crispo alla nostra lasagna. Marconi chiede il VAR. Momento decisivo di questa partita. L'episodio che può cambiare il match, dice di no arbitrino. E gol confermato, quindi 3-2 Napoli. Ancora Simone Crispo. Mazzei. Marconi prova a passare, tocco con il braccio di Super Allan, calcio di punizione. Parte Principe, cerca la porta, Dario. Poi Marconi, controllo, cerca il mancino. Marconi, deviazione, non è finita, Finari sulla traversa. Dopo la traversa di Baffa arriva anche quella di Finari. Sfortunata qui la Roma, ad un passo dal gol del 3-3. Fumogeni in campo nel frattempo. Grieco contro Crispo, non c'è fallo, rimessa con le mani, battuta da Grieco, arriva Schalebum ancora una volta, poi Pellegrino di testa, altro duello tra Crispo e Grieco. Crispo controlla, cerca lo spazio, va sul destro, ancora Crispo! Ha messo in porta anche questa! Ma che giocatore è! Simone Crispo! Tripletta impressionante! 4-2 per il Napoli! Quando mancano 7 minuti, ammonito Crispo per aver tolto la maglietta, ma gli interessa davvero poco. Quando mancano 7 minuti al termine di questo match. Due gol da recuperare per la Roma, esattamente come nel primo tempo. Marconi la tiene in campo, poi riesce anche a passare. Marconi prova a scambiare, toccato in maniera fallosa da parte di Schalebum. Allora, calcio di punizione. Parte Finari, cerca la porta, cerca soprattutto una deviazione che però non impensierisce Dario. Per Finari, poi Matthew, arriva nuovamente Principe. Duello con Matthew, questa volta non c'è fallo. Marconi, una gran chiusura, ma il pallone del Napoli. Super Allan, tocco all'indietro sbagliato, allora Reid, inseguito da Matthew. Ancora una volta non c'è fallo. Partita dura, combattuta in ogni centimetro di questo campo. Arriva il fischio e il giallo per proteste per Principe.
pallone dentro, Mettio con il petto, poi Reit anticipato da Crispo, altro contropiede, ci prova da centrocampo! Ma chi è questo? Simone Crispo segna in tutti i modi, anche da centrocampo, 5-2, il gol che decide molto probabilmente questa YouTuber League, questa prima giornata del girone di ritorno tra Roma e Napoli. Mamma mia, Simone Crispo! Per lui finisce il match, vince il Napoli che batte 5-2 la Roma nella prima giornata del girone di ritorno di questa YouTuber League. Come l'andata, anche al ritorno vince il Napoli di un super Simone Crispo. A metà del secondo tempo, che cosa è successo? No, normale amministrazione, fa parte del gioco, infatti ci siamo subito chiariti con Principe. I soliti cafoni, i soliti cafoni. No, comunque tutto fa parte del gioco, chi segue il calcio sa che fa parte del gioco, l'importante è chiarirsi dopo la partita, è stato fatto non appena è stato fischiato il triplice fischio, e quindi normale amministrazione, insomma, tutto a posto. Tutto rego? Sì, tutto rego, ci vuole questo agonismo in campo, sia se sei un amichevole, tra amici, Serie A, gli devo dare un bacio. Ragazzi, l'ho promesso che le dedicavo il gol, la promessa che l'ho mantenuta. Fatto. Ho fatto 4 gol, quindi campo lunghi, Luca, 4 gol, siamo a 12, 11? 12. 12, altri 4 non gol, male. Siamo a 12. Vabbè, dobbiamo vedere come, mantengo come fa le promesse, la Juve. È vero che mantengo le promesse? Mantieni le promesse. No. Voglio dire solo un aneddoto. Di tutto quello che vuoi. Mancavano 10 minuti, stavamo 2-2. Simo, che ti ho detto? Ho detto Simo, stai calmo, perché il clima era teso, ho detto Simo, stai calmo, la vinciamo. 3 gol ha fatto. Ma hanno detto 1-0, ho detto mo. Un po' di sketch, giustamente carcerati. La situazione è questa, vai. Bravi? Bravi, capitano. Dai, almeno segniamo col sorriso oggi, che è la cosa più importante. Al di là di tutto, si sono dette tante cose? Ci sono state tante interpretazioni, a me l'unica cosa che era dispiaciuta all'andata realmente era non aver visto una partita. Oggi si è vista una gran bella partita, si è respirato un clima bello, poi veramente loro hanno un giocatore davanti che di cui sono innamorato calcisticamente. Solo calcisticamente? Sicuro? Sì. Perché a me più che il gol da centrocampo ha impressionato quello sotto. Il primo gol? Ah no, quell'altro. Incrocio, cioè lì veramente, io ero vicino, non la vedi neanche la palla, gli fa una foto. È forte, è giusto che sia in campo. Siete una bella squadra, in bocca al lupo per la partita con la Lazio. Anche voi con la Lazio. Questo che succede. Ci rivedremo, ragazzi. Va bene. Differenzerete di noi sempre una merda comunque, incredibile.